A giorni, Eccellenza, la sua seconda ordinazione di un presbitero diocesano, Don Pierpaolo. Beh, sono felice di poter fare questa seconda ordinazione sacerdotale per la nostra diocesi. Il diacono Pierpaolo Murgia di Samugheo, ha fatto gli studi da noi ad Oristano, a Cagliari e poi anche a Roma. Ora sarà ordinato tra qualche settimana ed è un secondo sacerdote giovane che viene inserito nel nostro presbiterio. Ha anche un altro significato questa ordinazione, perché si inserisce all'inizio dell'anno sacerdotale, istituito da Benedetto XVI. Noi lo articoleremo in questo modo, lo inauguriamo con questa ordinazione presbiterale. Poi a metà anno, precisamente l'8 dicembre, se Dio vuole, ordinerò quattro diaconi. Abbiamo attualmente quattro semestri che hanno concluso gli studi e sono preparati per ricevere l'ordinazione diaconale. Poi concluderemo, se Dio vuole, sempre l'anno sacerdotale con l'ordinazione presbiterale di questi quattro diaconi. Per cui sarebbe una bella benedizione iniziarlo con una ordinazione presbiterale, ravvivarlo a metà con quattro ordinazioni diaconali e concluderlo poi con quattro ordinazioni presbiterali. Penso che sia un bel dono di cui dobbiamo essere grati al Signore. E tutto questo cade poi nel tricentenario anche. Questo è come inizio inizio insomma, come continuazione della preparazione al tricentenario del nostro seminario che celebreremo nel maggio del 2012.